Un grande ritorno a Telethon dopo qualche anno. Dopo 14 anni, sì. Passati in fretta. Sì, proprio 2 minuti, però si faceva la nottata all'epoca, era bello perché si soffriva tutti insieme anche la notte. Io partivo dalle 7 del mattino con mattino in famiglia, mezzogiorno in famiglia, poi si correva al Telethon, si faceva tutta la nottata e poi si riprendeva la mattina dopo con mattina in famiglia. Insomma, una sorta di vera maratona, si correva da uno studio all'altro col fiatone, però una grande soddisfazione. Sì, poi quando alla fine leggevi sul display quanti soldi è riuscito a racimolare, è un'emozione fantastica. La nostra Paola però è, oltre ad essere una donna affermata a livello professionale, anche mamma di 2 bei ragazzoni, un maschio e una femminuccia. Sì. Vuoi mandare un messaggio alle madri che purtroppo tutti i giorni vivono la malattia dei loro figli? Sì, io credo che quello che sia importante sottolineare è che non bisogna pensare che certe cose possano accadere soltanto agli altri, perché ci sono delle situazioni in cui uno pensa tanto a me non mi prenderà mai, non è così, e quindi quando poi capita a noi o qualcuno a cui vogliamo bene bisogna essere pronti, bisogna far sì che fino a quel momento la ricerca vada avanti e che certe malattie diventino finalmente curabili. E allora si può fare, le malattie genetiche possono essere sconfitte. SMS al 45505. Grazie.